prosegue la marcia di Vigor Lamezia Palmese e San Giorgio nel girone B della promozione calabrese. Tutte e tre vittoriose le prime della classe, con punteggi abbastanza importanti: 4-0 della Vigor Lamezia sull'Africo, con le doppiette di Bernardi e Di Gullo, 4-2 della Palmese sullo Sporting e Catanzaro, con una tripletta, quella di Vargas della Palmese, aveva aperto le marcature a Militano, poi Giglio la doppietta che aveva inizialmente accorciato le distanze sul 2-0 e poi alla fine aveva segnato il 4-2 quando già si perdeva per 4-1. E dicevamo anche quella del San Giorgio con le gol dei secondi e Zampaglione, quindi le prime tre che vincono, anche se ovviamente dobbiamo ricordarlo, in classifica la Vigor Lamezia vanta ancora 5 punti di vantaggio sulla Palmese e ben 10 sul San Giorgio. Per il resto abbiamo già detto della sconfitta dello Sporting di Catanzaro, che a questo punto esce dalla zona playoff, dove entra invece il Comprensorio Archi, un Comprensorio Archi che riesce a vincere la sua partita per 1-0 al 93esimo con un gol sul rigore di D'Agostino contro il Capo Vaticano, e quindi si porta in quinta posizione a ridosso appunto dell'Ardore, che invece aveva pareggiato in casa sabato contro la Cinque Frondese. Un altro pareggio, quello tra Bivongi Pazzano e Roccella, e quello tra Deliese e Ravagnese, oltre a quello anche ultimo tra Melicucco e Atletico Maida, che finisce 0-0. Quindi una classifica che vede in coda il Roccella, che cerca di portarsi fuori dalla zona play-out a 22 punti, ma insieme con l'Atletico Maida, ma ancora non ci sono i punti di vantaggio sulla penultima, che attualmente è il Ravagnese a 16 punti, mentre il Melicucco è a 19 e l'Africo a 20. Per le altre squadre il Bivongi si attesta al centro classifico con 26 punti e quindi ancora può stare tranquillo, mancano 8 giornate alla fine del campionato, che vuol dire che con i gol e le partite da 3 punti, la classifica dove si segnano 3 punti per la vittoria, è complicato quindi potersi cullare sugli allori, e quindi bisogna giocare domenica per domenica.